La pratica degli intenti per attrarre o trasformare una relazione. Per chi mi segue da un po' sa che è un lavoro che sviluppo e pratico da tanti anni, quello degli intenti, e potete trovare degli approfondimenti sulla community, c'è un corso registrato dedicato proprio agli intenti sul sito. Perché quello che ho scoperto negli ultimi anni, sempre di più, è che nel focalizzare i nostri intenti, innanzitutto siamo obbligati a chiarirci che cosa vogliamo e in secondo luogo iniziamo ad attivare un'energia veramente sana in quello che è appunto ciò che vogliamo. Gli intenti per attrarre una relazione, come abbiamo visto fin dall'inizio di questo piccolo mini corso, hanno a che vedere con una presa di coscienza di ciò che è prioritario per noi. Quando ho sentito che continuavo a incontrare delle relazioni con una caratteristica sempre simile, mi sono resa conto che dovevo prima sviluppare delle qualità in me. Per un periodo, ad esempio, ho proprio lavorato sulle qualità della regalità, della totale gioia da sola. E quindi molto spesso ho lavorato su degli intenti che mi riguardavano prima che lavorare sugli intenti che potessero poi in qualche modo riguardare una relazione. Quando mi sono poi dedicata a degli intenti per la relazione, ho proprio cercato di mettere a fuoco che quella relazione per me dovesse in qualche modo soddisfare piani diversi. Ho iniziato proprio ad essere molto specifica su tutti i piani che quella relazione per me, se sceglievo condividermi in una relazione di un certo tipo doveva essere veramente soddisfacente appieno su vari piani diversi. Questo mi ha portato a rendermi conto che in situazioni diverse della mia vita mi stavo accontentando e questo per me non è stata un'esperienza sana, è stata importante rendermi conto che mi accontentavo. Ma il iniziare a permettermi di sentire che se da sola ero piena, potevo e volevo aggiungere a questa pienezza solamente qualcosa che fosse un piacere in più, non che mi togliesse da quello che per me era prioritario. E questo per me è stato molto importante. Quindi, negli intenti, iniziare proprio a comprendere qual è la nostra priorità e nella relazione quali sono i vari ambiti prioritari che vogliamo. Perché è fondamentale che questa chiarezza, una volta che c'è in noi, appunto si manifesta attraverso gli intenti. Questo naturalmente se c'è un collegamento diretto tra questo lavoro e quello che è la nostra, in qualche modo, il nostro percorso evolutivo. Perché se in qualche modo abbiamo bisogno di attraversare ancora delle ferite che ancora non avevamo messo a fuoco, è chiaro che la nostra anima continuerà a scegliere degli incontri che ci permetteranno di sciogliere quel tipo di ganci, ferite, traumi, eccetera. Quindi ricordiamoci sempre dell'intento evolutivo a priori che la nostra anima ha. Quindi noi possiamo fare tutti gli intenti che vogliamo, ma se dentro di noi non abbiamo ancora messo a fuoco l'intento di sciogliere una certa ferita, inconsapevolmente e in modo in qualche modo più inconscio, manifesteremo fuori quello che ancora abbiamo bisogno di vederci dentro. Quindi ci sarà un'opportunità di questo tipo. Quando invece siamo già in una relazione, abbiamo bisogno di trasformarla. Anche qui riuscire a lavorare con degli intenti è molto importante, ma è ancora più importante se questo intento diventa un intento condiviso. E cioè se entrambi ci rendiamo conto che è importante lavorare su quel tipo di energia. E allora possiamo entrambi scegliere come formulare un intento, come emanarlo, e ancora di più prezioso è trovare quei momenti in cui ci ritroviamo insieme e coltiviamo insieme
quel tipo di frequenza e quel tipo di intento. Ripeto, in qualsiasi relazione può essere importante quella romantica, perché è quella che spesso ci tocca più da vicino, ma lo stesso vale per le relazioni di amicizia, lo stesso vale per le relazioni lavorative. Trovare quegli spazi dove coltivare insieme gli intenti. Lavoro sempre proprietario da soli, ma ogni volta in cui si può fare insieme, il risultato è esponenziale. L'intento però non è solo un lavoro in qualche modo di formulare l'intento, come abbiamo spesso spiegato, e poi quindi di alimentarlo e di emanarlo all'interno delle nostre pratiche quotidiane, ma è anche quello di emanare dentro di noi un certo tipo di frequenza. In questo senso iniziamo a sentire quanto come donne abbiamo una nostra frequenza magnetica attiva ed equilibrata, quanto quindi riusciamo ad emanare un'energia magnetica e come uomini approfondire e verificare quanto e come stiamo coltivando la nostra energia elettrica, quindi un'energia che va verso, quanto la donna riesce a attirare attraverso il proprio magnetismo e quanto l'uomo riesce ad attirare attraverso una sua energia di direzione. E sentire se e dove dentro di noi queste due energie sono squilibrate, perché l'intento, ripeto, non è solamente la formulazione verbale, ma è anche il coltivare un certo tipo di energia interna. Quindi è un intento energetico che lavora a prescindere. Come si fa ad essere più magnetici o più elettrici o a riequilibrarlo? Lo vedremo meglio sicuramente attraverso le vostre domande, però un piccolo accenno è il comprendere che nel femminile il magnetismo si esprime attraverso uno spazio vuoto che attira la possibilità di essere riempito. È proprio un risintonizzarsi su quel tipo di frequenza, essere attrattivi, avere la possibilità che il nostro vuoto, il nostro silenzio, la nostra accoglienza, la nostra pace, la nostra gioia sia incredibilmente attrattiva. Per quanto riguarda invece l'energia elettrica, è proprio un sentire come le nostre energie direzionate di volontà, di forza, di chiarezza, di fede, di sano potere abbiano una direzione, una volontà, una costanza inamovibile e quindi inevitabilmente andranno a direzionarsi verso un certo tipo di vuoto che andrà naturalmente a completare questo tipo di energia perché verrà attirato da questo. Bene, spero che anche in questa puntata abbiate trovato degli spunti specifici, precisi, essenziali da poter recuperare. Vi invito per questa puntata, come per tutte le altre, l'avevo dimenticato, quello di scrivere magari nei commenti alcune frasi o alcune parole che per voi sono state importanti, perché nello scrivere le ricordate, le focalizzate, le radicate. Quindi utilizzate i commenti non solo per domande o richieste di approfondimenti, ma anche per risottolineare qualcosa che per voi è stato in qualche modo quella lampadina, quella comprensione o quella ripetizione che era importante ricevere. Bene, allora ci vediamo presto per l'appuntamento live di domande e risposte, quindi di approfondimenti insieme in diretta su questo tema così importante per continuare ad approfondire questi segreti delle relazioni e soprattutto per comprendere cosa vuol dire trovare quello o quella giusta. Grazie, a presto.